clienti fedeli della famiglia Galassi salutano commossi Aldo e sua madre. Dopo 65 anni chiude i battenti un pezzo di storia del commercio marchigiano. Generazioni di bambini cresciuti tra gli scaffali del negozio Zibaldone. Era il 1959 quando Anna Maria aprì insieme alla sua famiglia un piccolo negozio di giocattoli. Il passaparola e il grande successo dei giocattolai hanno poi spinto la famiglia ad ampliare l'attività ed è così che è nato il mito dello Zibaldone tra Via Rossi e Via delle Grazie, un luogo divenuto anno dopo anno simbolo del quartiere Piano San Lazzaro, un rione che negli anni ha cambiato pelle diventando una delle zone più multietniche della Dorica. Questa scelta è stata dettata un po' anche dagli eventi e le circostanze che ci circondano. Infatti, l'età pensionabile vicina e quindi colgo l'occasione per usufruire meglio dei miei sogni che ancora ho nel cassetto e che spero di poter. Il quartiere del Piano è cambiato, insomma. Il quartiere del Piano è cambiato, come tutti la società, il quartiere del Piano in modo particolare sono cresciute realtà che si stanno integrando, che però stanno cambiando anche i gusti e i modi di, certo, di interagire. Un'attività tramandata di madre in figlio. Aldo ha scelto di dedicarsi a questo luogo magico fatto di maschere, modellini, puzzle, ma anche articoli per la scuola e per le attività dei più piccini. Ora però per lui è arrivato il tempo del meritato riposo, una scelta che ha lasciato tanti sorpresi e di stucco. I nostri clienti che anche adesso che hanno saputo di questa cosa, sia con i vari messaggi sui social, sia personalmente, sono venuti a esprimere il loro dispiacere, che ovviamente è anche il nostro. E questo ovviamente è un piacere perché essendo un'attività cresciuta, io sono cresciuto qui dentro perché i miei hanno aperto questo locale, questo negozio, e io ho voluto continuare questa cosa e ho portato avanti fino adesso nel modo migliore che potevo.